l'Atletico vince a Ragusa, lo fa contro il Marina, un'ottima squadra e su un campo difficile. Prodotti ottiene i 3 punti grazie ad una prestazione da grande squadra, capace di soffrire e di essere cinica, oltre che organizzata. Senza Capitan Signorelli la manovra offensiva è affidata al trio Sottile, Copia e al Panzer Abate. A centrocampo Cordova riprende le redini del gioco, affiancato da Sant'Anna e Spitaleri. La difesa è composta da Fascette sempre vivo con Spartà e Baccaro sulle fasce. Il primo tempo degli atletisti è di grande livello, anche se la prima occasione da gol è dei padroni di casa, che tirano sopra la traversa. Poi la manovra offensiva atletista cresce di intensità, sino a timbrare il palo con Abate da pochissimi passi. Occasionissima per il Toro Copia, che però è debole nella conclusione. L'Atletico mette paura ai padroni di casa che confezionano un autentico regalo per Copia che Capardio mette in rete da pochi passi. Giusto premio per quanto fatto fin lì. Prodo perde Sant'Anna per infortunio, ottimamente ricambiato da Bonnici. Ma è ancora l'Atletico a sfiorare il gol con Sottile. A salvare il risultato è uno splendido intervento dello Stregone che porta i suoi all'intervallo sull'1-0. Il secondo tempo vede il Marina prendere le redini del gioco. L'Atletico inevitabilmente deve concedere campo e soffrire, anche se non lesina le puntate in avanti con il solito Sottile. I padroni di casa pareggiano il conto dei pali grazie ad una gran punizione di Valerio. L'Atletico soffre, ma non smette mai di pressare alto per scoraggiare la manovra offensiva del Marina di Ragusa. La partita si chiude al minuto 87, quando uno splendido assist di Dantone, sì, proprio lui, lo Stregone, mette Sottile in condizione di lasciare sul posto 2 avversari, fornendo un pregevole assist per il tapino del Panzer e Abate, che chiude la contesa. Vittoria sofferta, ma meritata per un gruppo importante che sta lavorando con serietà e grande attaccamento alla maglia.